Buonasera e benvenuti in quello che è ufficialmente l'ultimo video della serie di Pokémon Fire Ash. Sì, dopo ben 210 episodi, questo dovrebbe essere il 210° episodio, la serie finisce perché, come è giusto che sia, abbiamo letteralmente fatto tutto, quindi l'unica cosa che ci manca da fare, l'ultima cosa che ci manca da fare è fare queste ultime battaglie qui con i portatori di Pokédex, ovvero quelli della regione di Kalos e quelli della regione di Alola, che le faremo tutte e due in questo episodio. E tecnicamente mancherebbero poi delle battaglie contro i team di Ash, portati tipo a livello 85 se non sbaglio, però sono da letteralmente trovare in giro per tutta la regione. Cioè, non si sa dove siano, non sono state rese note le loro posizioni, quindi mi spiace ma non ho letteralmente tempo di passare in rassegna tutti gli spazi di tutte le regioni per trovare un NPC e fare una battaglia con lui. Quindi quella parte lì non la farò, a meno che magari sotto nei commenti non si radunino molte persone a dirmi guarda, quello è lì, quello l'ho trovato di là, quello l'ho trovato di su, e si dessero note tutte quindi le posizioni di questi allenatori, non metterò a cercarle io perché sarebbe una spesa di tempo troppo alta per quello che poi è, ovvero fare una battaglia con un NPC. Quindi questo sarà effettivamente l'ultimo video di Fire Ash. L'unico video ulteriore che potrebbe arrivare al massimo è nel caso in cui io mi metta un po' offline, un po' fuori appunto dal video, nei ritagli di tempo, a provare a completare i Living Dex anche di Kalos e di Alola. Però per quanto riguarda la questione Living Dex, mi ritengo soddisfatto nell'aver completato praticamente Kanto, Johto, Hoenn, Unima e Sinnoh. Quelli praticamente sono completi, quindi mi ritengo già soddisfatto così. Per Kalos e per Alola va bene, cioè anche se non li ho completati va comunque bene. Quindi iniziamo questo ultimo video su Pokémon Fire Ash. Andiamo a sfidare dopo aver battuto Red, Blue, Green, Yellow, Gold, Silver, Crystal, Ruby, Sapphire, Emerald, Diamond, Pearl, Platinum, Black, White, Blake, Whitley. Andiamo con X. Eccoci qua, questo posto sembra Geosang Town. Cromleburgo dovrebbe essere, ed ecco qua, X, il mio nome è X. Ho passato molto tempo, praticamente escluso dagli altri, credo, separato dagli altri, per questo sono stato soprannominato The Loner. Ok, colui che sta da solo. Il lupo solitario, insomma. Trainer X, che manda in campo Marisso. Vabbè, ma i nomi sono davvero stupidi. Allora, Ice Beam. Su Marisso. Va bene. Eccoci qui, Greninja forma Ash, poi Elec, c'è un... lasciamo Greninja, ok, Manectric, cambia Pokémon e mandiamo Donphan. Ah, Mega Manectric addirittura, con Intimidate, ecco, per fortuna Tuono non ha effetto su di noi, Wild Charge nemmeno, e Earthquake. Funziona alla grande invece. Poi Salame, che sarà Salamence immagino. Quindi ritorniamo con Greninja. Ah no, è Charizard. Vabbè, va comunque benissimo. Andiamo di surf. Certo che Salame. Chiamare un Charizard Salame, boh, va bene. Rutto. Cioè, ma questo come cacchio l'ha chiamato i Pokémon? Marisso, Salame, Rutto, ma che è? Allora, Pinsir direi di mandare in campo Donphan. Storm Throw, non ci fa molto, andiamo di Rock Slide. Colpiamo per primi. Resiste addirittura, eh? Il Rutto resiste. Andiamo ancora di Rock Slide. Perfetto. E Kanga Elil. Boh, mi sa di Kangaskhan, potrebbe essere. Cioè, davvero i nomi più stupidi io non li ho mai visti. Ok, sia Kangaskhan. E già che ci siamo, per punire questo soprannome di merda, mega evolviamoci e facciamo Zuffa. Ecco fatto. Ed infine Garma. Boh, va bene.
sei Gengar, ok. Andiamo di Throat Shop. Perfetto, abbiamo battuto quindi X, che non parla. Ma è stato bello, immagino. Va bene. A questo punto andiamo con Y. Questo posto sembra Shallow City. Guarda, lì c'è Xerneas. Allora, vediamo un po' di trovarla. Qui c'è Absol, Sylveon, qui sotto non sembra esserci nulla, sarà da questa parte allora? Eccola, trovata, Y, il mio nome è Y, ho passato parecchie ore a volare nel cielo, allenandomi per diventare una sky trainer, ok? Per questo il mio soprannome è Flyer, volante. Ma nel campo infatti flecci. Andiamo di surf. Molto carino Fletchinder comunque. Poi Vivi. Boh. Cosa sarebbe Vivi? Ah, è Sylveon. Beh, beccati un surf. Croaky, Krogank forse, andiamo da Onfan, ah no, ok, Earthquake, siamo più veloci, buono, bene, l'abbiamo disintegrato, poi Sol sarebbe Absol, quindi Heracross. E andiamo di Close Combat. Oh, Mega Absol, bello. Iron Tail ci attacca. Noi però rispondiamo con Zuffa. Poi Rai, sarebbe Rhyhorn, immagino. Eccolo qui. Andiamo ancora con Zuffa. E addio, Rai. Hai molta abilità. Non vedo l'ora della nostra prossima battaglia. Va bene. A questo punto abbiamo completato anche i portatori di Pokédex della regione di Cindy, di Kalos. Tocca a Sun e Moon, quindi iniziamo con Sun. Icky Town. Ok, dov'è Sun? È qui sopra, perfetto, già beccato. Il mio nome è Sun. Ok, ho sempre provato a risparmiare quanti più soldi possibile, per questo il mio soprannome è Saver, il risparmiatore, proprio lui. Wow. Ok, manda in campo questo aborto. Allora, surf. Poi, loot. Boh, ma che nomi sono? Ah, è Abomasnow. Ok. Allora, Abomasnow è un po' un problemino. Io manderei in campo Charizard. Oddio, problemino, abbiamo potuto batterlo tranquillamente anche con i Greninja, però sta cercando di ucciderli tutti con un colpo, ecco. Perfetto, e Charizard sale a livello 95. Quarter, boh. Ah, è Wishiwashi. Allora, andiamo di Dragon Breath. Aqua Tail, guarda com'è incazzato. Dragon Breath. Aia, il banco t'ha lasciato, caro Wishiwashi. Sei rimasto da solo. Poi Drachma. Boh, mando Donphan, ma non so che possa essere Drachma. Sinceramente. Forse Drampa? Non credo. Ah, è stracacata. Boh, Earthquake? Super efficace, sì. Quindi hanno anche le ultra creature loro. Ora c'è Dollar. Ah, questo è Incineroar invece. Earthquake. Perfetto. E Penny, lasciamo in campo Donphan. Ah, Mimikyu, va bene. Togliamogli il Fantasmanto. Ecco
Fatto. E poi tiriamolo giù con Earthquake. Perfetto, e abbiamo battuto Sole. Questo non mi ha costato nulla, vero? Ok, se avrai bisogno di un lavoro, lavoro da fare, chiamami. Perché vuole essere pagato, immagino. Va bene, a questo punto andiamo ad affrontare l'ultima battaglia di Fire Ash contro Luna. Sembra essere l'Ether Paradise. Salve Luna. Il mio nome è Luna. Sono una farmacista molto abile. Ok, produco vari tipi di medicine. Per questo vengo chiamata la mixer, la miscelatrice, la ricettatrice. Questa oltre alle medicine produce anche la droga, sicuro al 100%. Comunque, Charchabug contro Greninja. Andiamo di Ice Beam. Ok, di nuovo Ice Beam. Almeno questa dovrebbe non avere soprannomi stupidi, vediamo. Poi Decidueye, perfetto. Contro Decidueye lascerei in campo Greninja proprio. E andrei di Ice Beam. Ed ora Merani. Contro Merani invece Donphan. Eccola qua, Earthquake. E indipendentemente da chi sarà l'ultimo Pokémon, io manderò in campo Pikachu. Eccolo qua. Perché è giusto che sia Pikachu colui che ha iniziato questa serie anche a finirla, quindi andiamo con Pikachu contro Mach di Alola. Andiamo di Thunder Punch e vediamo di batterlo, che ci ha avvelenati. Ancora Thunder Punch. Vuole avvelenarci ancora di più questo Mach. E di nuovo Thunder Punch. Abbiamo così concluso l'ultima sfida di Fire Ash. Dovrebbe provare un approccio più scientifico, va bene. Non provare niente di rischioso, assolutamente no. E a questo punto siamo tornati nel nostro mondo e abbiamo completato Fire Ash. Ok. Non dirmi che ripartono i titoli di coda. Ok, spero non ripartano i titoli di coda. Pensavo che il professor Rock potesse dire qualcosa di diverso. A questo punto però io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, questa serie fino alla sua propria fine totale. Vi invito a lasciare un bel mi piace al video se avete gradito la serie e se avete gradito il fatto che sia arrivato proprio fino alla fine completando tutto quello che c'era da fare, e iscrivetevi al canale per non perdervi eventualmente prossimi caricamenti. Molto probabilmente il canale andrà un po' in pausa, vi avverto. Dopo questa serie, non è che chiudo, va però in pausa perché avrò altro da fare. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questa serie, questi video mentre li ho fatti, e ci rivediamo eventualmente in un prossimo futuro. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!